a Maroni. Mamma mia, ma te capite che per te mi hai fatto un anulente sano? Mamma mia, Debora, ma te capite? Mamma mia, come mi fa male lo studente? Mannaggia, mannaggia, Debora. Maroni, ma roba come mi ha saputo questo a me? Ah, Ocafu, mamma mia, che ho fatto per amore? Sotto un SMS che stavolta mi ha luato un anulente sano. Ha battuto proprio? No! Debora, ci saputo che aveva fatto amicizia con un dentista? Oh. Allora, sapi, tipo, che dici che io sono una persona che controlla? Ma mica sono gelosa. Io l'ho visto l'investigatore a presso. L'ho segnalato pure alla polizia. Però sembra una cosa così, alla leggera. Azza, alla leggera? Se guardi qua, alla leggera. Allora, sono giù da presso a Debora, sotto la sudura, in due studi. Ma ci fatto fare visita, veramente, un dentista mi ha luato un rende che era sano e mi sono struppiato. Ho messo l'occhio nella toppa della porta. E oggi visse che Orondis, invece di visitarla verso la faccia, la visitava verso il pube. Che è il pube? Fosse diciamo che è stata parte del corpo. La diciamo sotto. Dalla vita in giù. La zona intima. Allora io sono giù, sono trasso da città, mo. Ma che sta facendo Orondis? Ma che pensa, Arandiera, in dalla mutante? Che sta guardando chi? No. Ha detto così, Debora. Ha detto, no, ma Achille là fuori non è letto, tiene due lauree. Fai il dentista e fai lo ginecologo. Lo sapete, avete capito? Allora che una visita, sparagli e doce. L'ha fatta per risparmiare, questa sarà una buona moglie, questa una volta che ti ha sposo, avrà 100 lire te ne fa trovare 200. È una guaglione di casa, sparagli in coppa la visita del medico. È una guaglione di casa, che si trasa che esce di casa. È una ragazza da casa chiusa. Sta sempre chiusa in casa. Una volta che si chiude la rete non esce più. Come fai questa non capire? Come fai che se volessi scippare? Come fai questa non capire? È proprio... C'ha il candore di un buttino, quello è un figlio di... Buttino. Assolutamente, non mi dici queste cose. Gigi. Dammo telefono che non mi fidi muovere che mi ha anestetizzato. A dire sembra forza. Dammo telefono, no, perché se ci mando con il numero mio, non mi fa faccio che le mo cancello. Allora mandammi un messaggio, oggi per piacere, per piacere. Datemi una mano a mandarsi messaggio. Oh, Cafo, tu che risolvi i problemi della gente, che in 3 anni hai risolto i problemi di tutto quanto. Aiutami pure a me. Ti vorrebbe aiutare, ma figlio, mi cacchio ci sta a fare, adesso poco a fare, lancio un messaggio, che chiamerà, lancio un messaggio. Dettiamo, oh, Cafo, mettiti perché la posizione, che la devo ti ha portato bene. Buonanotte. Vai, ah. Buonanotte. Come c'è scritto? Vieni a Gigi. Stiamo a pensare, aspetta un momento. Sì. Amo. Amo. Se tu fossi una caria... Se tu fossi una caria... Volesse tenere tutte le riente nere. Volesse tenere tutte le riente nere. Bravo. In via. Amo, se tu fossi una caria, volesse tenere tutte le riente nere. Bello. Già risposto. Ha risposto con qualche stato cellulare. E riente. T'hanno a cari tutto qua. Ma possibile una vita per me? No, perché secondo lei se mi cadono i denti, poi è lei che mi deve imboccare. Avete capito? Mi dà le pappine come se fossi un bambino. Che lo mi va bene, capo. Non si sta niente a fare, quello mi ama. Io la devo imboccare, deve essere un pacco. Lascio io la devo imboccare, quello deve dare le pappine, capite? Il pappino, che ci vuole sì che spravagatura per mangiare le pappine. Ah, cucciato. Come, capo. Comunque il consiglio che ti do io... Lo saccio già. Quali è? In amore vince sempre chi fugge. Fuggi Gigi! Che fai Gigi? Ma sono una fumata! Ma cale a metro! Ma chi è? Ma ti andai fuori? Lui, fuori! Come si può fare? A me mi dovete credere, una scaurata strunzo, ma chi si esce una fuori a caurare? Cosa dell'altro modo? Di un che si...